sull'uomo e dell'uomo sull'ambiente, in questo caso entrambe, proprio perché da un lato sono le condizioni di lavoro e dall'altro è lo sfruttamento dell'ambiente che poi si ripercuotono sulla salute delle persone, in particolare dei lavoratori. E quindi, come dire, è uno degli argomenti del libro che appunto si sembrano distanti, però poi di fatto torna sempre tutto là, cioè io faccio un'analisi di questo tipo della società e di conseguenza sono legati. E niente. Le domande. Che poi loro in realtà il Nicaragua è come se fosse una terra sotto monopolio di una famiglia, di un'azienda. Sì, cioè sì. Loro lavorano la terra, cioè non è tutto maraviglio. Loro raccolgono le canne da zucchero, però per togliere l'erbaccia viene incendiato il campo, sì. Giusto? Dovrebbero raccogliere poi le canne dopo un paio di giorni, ma si trovano costretti a lavorare, a raccogliere la canna dopo 8 ore più o meno, e il terreno è troppo caldo.
io mi chiedo come, cioè, a parte che mi complimento ancora che ci sia una donna che è presidente di un'associazione, ma com'è possibile che ci sia questa, questa società che permette tutto questo senza che ci sia una... Nicaragua poi è un paese un po' particolare, perché comunque ha visto una rivoluzione, la rivoluzione sandinista, e poi c'è stato il periodo liberale dove si sono venduti tutto, cioè nel senso anche la ferrovia fisicamente è stata venduta pezzo per pezzo e vendevano il ferro e l'acciaio all'estero pur di fare cassa ai privati ovviamente. E poi dopo questo periodo disastroso di 10 anni è tornato in teoria insomma il fronte sandinista. Il problema è che Ortega è di fatto un bandito, ma poi soprattutto tutela una piccolissima oligarchia e il gruppo Pellas, che è il proprietario del fronte gas, cioè tutto quello che dicevamo, è il maggior gruppo imprenditoriale, quindi io lo volevo un po' lottare, ma in Nicaragua è impossibile, cioè fai benzina e la distribuzione della benzina è su. E le banche per prelevare, le uniche che hanno il circuito internazionale sono le loro proprietà. Il Flor de Caña, che è uno dei rum, tra l'altro si vende anche in Italia, insomma in Europa, come anche il rum buono, è il suo. Diciamo che è tutto completamente suo. E quindi, che dire, da un lato ad un certo punto si vede nella... Aspetta, cerco una foto. Si vede anche nel video, è la stessa identica inquadratura che ho fatto, sia il video che la foto. Nell'accampamento, cioè dove stanno queste persone, che è un presidio insomma permanente dei parenti degli ammalati, dei morti in realtà, degli ammalati, c'è una foto di Ortega, c'è un ritratto di Ortega. E io stavo lì e non ci vedevo, e mi sono pure, cioè, pure discusso, mi ho detto scusate, ma c'è, cioè, ma Daniela, ci sistema lui, ecco. Questo è Ortega. Ed è difficilissimo quindi anche scardinare, cioè il Nicaragua è veramente un paese molto particolare. Adesso secondo me è saltata, poi da un lato c'è l'opposizione di destra filoamericana che sta soffiando sul fuoco delle contestazioni. Però nel 2013 era proprio difficilissimo stare lì e dirgli, vabbè, ma Ortega, io capisco che è il comandante, uno dei comandanti del fronte, però sta tutelando, è veramente va a braccetto con Pellas, e non è possibile, non gli riconosce una pensione, non impone all'azienda di cambiare i metodi di produzione, non impone all'azienda di dare un risarcimento, cioè fa come gli pare. E però era difficile, era molto difficile, e poi comunque vivi sempre in condizioni di estremo disagio, povertà, non istruzione, quindi come dire. Ci sono delle associazioni che si mettono insieme, però a volte la battaglia è proprio sugli spicci, sul piatto di lenticchie, non sulla battaglia complessiva. Quindi magari sì, mio marito è morto, dammi la pensione almeno, cioè questa è la battaglia, no? Allora, parlo abbastanza. Cioè, se avete altre domande io rispondo, però insomma, lo dico per voi.